Eccoci, ben ritrovati, nuovamente in diretta, sono le 10:45, dopo aver fatto un po' di rassegna stampa e anche oggi aver dato le nostre brutte notizie, però avete visto che qualcosa con l'anternino, qualcosa abbiamo trovato. Adesso parliamo di una cosa bella, di una bella notizia, di una cosa che ormai, insomma, fa emozionare un po' tutti noi ogni volta, e parliamo della mostra della zucca di Murta, giunta quest'anno alla sua 36esima edizione. Ecco perché questa mattina, e sono contento di averlo con noi, abbiamo invitato uno degli organizzatori, un po' insomma il Deus ex machina, Ottavio Parodi. Buongiorno Ottavio, grazie. Eccoti. Ho Buongiorno a tutti. detto bene che ormai fa parte del nostro, insomma, delle nostre emozioni andare alla mostra della zucca con i propri bambini, perché ve lo consiglio, andate, portateli lì. È insomma ormai diventato un punto di riferimento ogni anno. Ah sì, sicuramente. Innanzitutto grazie per l'invito e Certo. vorrei precisare una cosa. Ecco, io non sono il Deus ex machina, ma faccio parte di questo comitato di volontari che da Beh, però oggi ci 36 metti la anni. faccia. Beh, diciamo, ho l'onore di portare diciamo, di Certo, anche perché rappresentare, Ottavio, diciamo, diciamolo questo. sinceramente, queste cose si fanno solo a più e più mani, se no non si potrebbero mai Assolutamente, no, fare. diciamo che siamo una squadra di volontari molto affiatata che da 36 anni sta lavorando per portare avanti questa iniziativa e soprattutto, diciamo, è basata esclusivamente, diciamo, appunto, sul lavoro dei volontari che Certo, iniziano a certo. lavorare da settembre intensamente per preparare questa edizione. Diciamo che un po' di, siamo nati 36 anni fa quasi per gioco, no? Perché dovevamo far Come tutte le riparare, cose, come tutte no? le È vero o cose, no? Si sì. nasce così e poi. Dovevamo riparare il tetto della chiesa, mancavano i fondi, a questo punto si organizzavano delle feste, dei temi. Certo. E parlando così tra di noi, tra di loro, perché ormai erano, diciamo, io non c'era ancora, e l'idea era: ma perché noi siamo il paese delle zucche e cominciamo a parlare di zucche? Ma ci siamo presi in giro perché eravamo il paese delle zucche, ma in senso dispregiativo, perché gli abitanti di Murta erano noti per essere degli zucconi. Quindi, e così è nata, crescendo sempre di più, e siamo arrivati alla 36esima edizione, questo nonostante anche il lockdown Ecco, adesso poi vedremo, tanto stiamo vedendo queste belle immagini che abbiamo. Eccole, sì. Lasciale pure in primo piano, ti ringrazio Lorenzo, molto gentile, togli questa brutta faccia, grazie. Ecco. È bello perché voi avete declinato poi alla zucca un po' tutto, ci sono i fumetti, ci sono ovviamente le mostre dedicate anche al cinema. Il cinema ha usato spesso e volentieri, La no? Le zucca, zucca. sì. Eccole Ecco, senti un po', parlaci un po' insomma di quanto la. Ecco, guardate, in dal tutte le edizioni. 1987, questo è un po' l'albo d'oro, si arriva fino a giù e tutte le volte avete trovato un titolo diverso. Sì, perché l'idea diciamo, che c'è dietro questa della mostra della zucca è appunto quello di abbinare sia gli aspetti culinari, anche degli aspetti, chiamiamoli culturali, poi è una parola grossa, però di dare un po' di soddisfare un po' di curiosità. Abbiamo sempre cercato dei temi inerenti il territorio, oppure l'attualità, per esempio la scoperta dell'America o Certo. l'anniversario dello sbarco sulla Luna. Quest'anno abbiamo scelto le arti perché ci siamo accorti che abbiamo sempre citato un po' di musica, quando abbiamo restaurato anche l'organo della chiesa, avevamo Sì. citato la pittura con i colori della zucca e quest'anno invece abbiamo voluto fare un percorso un po' più generale. Quindi abbiamo parlato sia di letteratura che di pittura e di cinema, citando i film sulla zucca, ce ne sono tantissimi, la maggior parte sono film horror Basterebbe legati ad dire anche Harry Halloween. Harry Potter, Potter, eh? infatti l'abbiamo citato. Abbiamo citato poi dei cartoni, un film del 1928, un film giapponese di Uzo, che è stato però perduto durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, è rimasto qualche fotogramma, questo è il più antico, e poi i fumetti, prima c'era un disegno che Enzo Marciante ha realizzato apposta per la mostra della zucca, con Enzo abbiamo sempre Certo. collaborato, E quindi. poi, tanto ringraziamo anche tutti gli amici del CAI, vedete, della sezione, poi tutti gli alpini, insomma. E poi ovviamente c'è anche la famosa, chi ci va, lì anche la possibilità di votare poi quella più bella, la più grande, la più strana, è vero, c'è sempre il concorso, Certo, no? c'è il concorso, praticamente i nostri visitatori ricevono all'ingresso una scheda e possono scegliere la zucca più bella e la zucca più strana. Tutte le zucche sono numerate e uno sceglie con attenzione, anzi addirittura c'è proprio gente che torna se non ha votato e quindi E c'è ci la tiene. fila, no? Anche da parte di chi porta poi le zucche, o sbaglio? Abbiamo Per avuto, sì, partecipare. abbiamo avuto 113 zucche in Alla esposizione faccia. quest'anno. Che nonostante la siccità che ha Eh creato sì, dei eh sì. grossi problemi, infatti le zucche grosse quest'anno sono
La zucca grossa ne abbiamo una sola. Che peraltro è impossibile da muovere. Abbiamo provato... 110 kg, sì, quindi... Ma ecco. È piccola quest'anno, sì. Perché abbiamo avuto la zucca più grossa. Questo è il riferimento del cinema che esatto, dicevi, sì, dentro il cinema abbiamo citato anche un po' di Halloween, ma... Ecco, questa qui abbiamo voluto ricreare invece la biblioteca, raccogliendo un po' di libri dei vari che abbiamo trovato, sia libri da bambini, sia anche di autori più importanti, certo, come Leonardo da Vinci e Ariosto, che ci sono delle citazioni dentro all'interno della mostra, un po' della nostra biblioteca che è stata realizzata apposta, carina, per questa esposizione. Abbiamo fatto anche un piccolo esposizione con i nomi delle zucche. La cosa poi bella, Ottavio, sempre tanti, poi vedete Caldarroste, c'era la possibilità, si mangia bene, io ve lo dico, ho provato qualche cosina ieri, ringrazio Ottavio per avermela fatto provare, c'è un po' di tutto. Senti, la famosa torta di zucca. La torta di zucca. Tanti bambini, tante famiglie, questa è sempre la mission. No? Poi questo, alla fine, una cosa che è bella, che abbiamo notato negli ultimi, anche l'edizione dell'anno scorso, che era la prima con un ritorno parziale, certo, che ci sono anche tanti giovani che tornano tante coppie con i bambini. Castagnaccio, eccolo lì. Buono. Sì, quindi. E mi dicevi, prego. Che tornano tanti, ci sono tanti giovani che vengono e tante coppie giovani con i bambini e che ci dicono che venivano da bambini, adesso portano i loro. Certo. Questa è la società operaia dove c'era il... Ecco, qui è la poi preparazione. Poi siamo entrati dietro, sì, le quinte. Dietro le quinte. Mi hanno ecco detto che hanno tirato su qualcosa con tipo 700 kg e passa di zucca. E dobbiamo comprarne ancora, bello, sì, perché abbiamo esaurito tutto. Bravo, perché... Questo... è andato in scena questo sabato, sì, e domenica, ma si ritorna il prossimo weekend, il 12 e il 13 di novembre. Okay. Questo weekend abbiamo avuto 9.000 visitatori almeno come stima, se non fosse un po' di più, no? Questo abbiamo contato i bollini che noi diamo, sì, ai Lado Murda che diamo quando è entra vero, il visitatore. 9.000 bollini sono partiti, quindi... È un modo per contare quante persone ci sono, esatto, state, intelligente, sì, oltre sì, poi sì, lasciare sì, anche un ricordo simpatico. Certo, sì, sì, anzi sì, si vede che lo attacca sul frigo, sì, una mica sì, lo attacca tutte sul frigo, quindi... Ecco, dalla... e poi queste meravigliose signore, siamo entrati con la nella telecamera cucina per dei farle tortelli, vedere, esatto, fai vedere, sì, grazie, sì, Lorenzo, in primo dove piano, si lavora, no, questa è la cucina dove si preparano gli impasti, qui cuociono la zucca per realizzare i panini, quello è un punto, diciamo, dove... Proprio una catena di montaggio, sì, si sì, parte dal taglio della zucca, si va avanti fino alla bollitura, viene passata e poi viene mandata in varie linee di produzione, chiamiamole così, dove si realizzano i panini, la focaccia, ecco qui viene la bollitura, in fondo si cuociono i panini. Che forte! Sì, una catena di montaggio veramente, proprio, sì, sì, proprio un film. Beh, 9.000 persone e attendete per il prossimo weekend di arrivare probabilmente ad altre 9.000-10.000 minimo? Speriamo. Speriamo. Il tempo vi ha aiutato? Il tempo ci ha aiutato, è stato fantastico, la giornata perfetta, perché non era troppo, era bellissima, non troppo fredda, non troppo calda. Vero. Questo weekend le previsioni sono abbastanza buone, quindi magari non avremo 9.000 persone, ma ne avremo 8.000. Ecco. E poi, come quando dicevamo, si mangia bene, guardate poi che bella che è questa, bellissima, sì, anche lo spazio verde che offre anche a livello di impatto visivo, è bellissima questa zona. Dicevamo, si va su anche per mangiarsi qualche cosina, no? Certo. Sì, sì, abbiamo i piatti di zucca, diciamo, nei nostri stand, che vanno dalla torta ai tortelli, alle focaccette, ah, alle io ho assaggiato queste, Ottavio, sono buonissime, me le hanno fatte con lo zucchero e non col sale. Sì, mamma sì, mia, sì, 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 ha proprio l'ordinazione, sono cotte con una preparazione neutra che poi viene condita alla fine col sale o con lo zucchero. Se nello stand a fianco ci sono le frittelline, dentro la mostra c'è la torta salata, quella diciamo buona, più buona, forse più famosa, più tipica di Murta, e poi i panini dolci di zucca. Poi c'è la società operaia cattolica dove fanno ancora da mangiare a base di ravioli con la zucca e l'asado. C'era l'asado anche. Sì. Vogliamo ricordare che anche quest'anno comunque la collaborazione con il comune mi sembra sia stata importante, no? Ah, fondamentale, visto sì, sì, anche ci aiuta. L'assessore Paola sì, sì, Bordilli, insomma queste cose si fanno naturalmente se c'è poi anche un c'è po' di supporto, aiutini. Sì, 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 anche il municipio ci stanno supportando parecchio, sia come, diciamo, anche come coperture economiche, perché... Le spese ci sono e ce ne sono tante, ecco, quindi dalle attrezzature che vengono noleggiate, ad esempio i gazebi, poi anche come supporto proprio nell'organizzazione credo, di tutte le affari ecco, burocratici che ne sono imponenti. Il nostro ecco, regista ci sta facendo vedere in primo piano anche tutto lo spazio dedicato ovviamente ad acquistare le cose buonissime, che poi tutti gli stand, ecco, queste invece sono le zucche che uno si può portare a casa, sì, di decorazione. Queste no? Ci sono sia zucche di decorazione che sono queste, sia delle zucche commestibili che sono messe nei cassoni in fondo, che si intravedono in fondo alla fila. Ok. Ecco, quindi.
Guardate quanta gente, che poi è bello perché fanno anche, fanno casa, non so, è vero o Ah, no? sono molto, hanno dei colori talmente caldi che proprio sono accoglienti, quindi uno Certo. può scegliere un po' Eppure anche quello quest'anno mi che dicevi vuole. un po' di problemi con la siccità c'è stato, Sì, no? diciamo la siccità ha creato dei problemi perché la zucca richiede molta acqua per crescere. Certo. Questo che cos'è, Questa è Ottavio? grappa di zucca, Alla miseria, diciamo non sì. l'ho provata quella lì, Aia, devo ti riprovare. aspettiamo Nel il prossimo prossimo sabato weekend, domenica. Allora, esatto. guardate che bella, poi c'è anche, vogliamo parlare un po' della vostra meravigliosa chiesa Sì, è una anche? chiesa antica questa, una chiesa del 1700, molto decorata con delle opere d'arte importanti. Abbiamo, come con i beni un supporto della mostra della zucca, abbiamo restaurato un crocifisso della scuola del Ah, Maragliano che si trova sull'altare. Ci certo. sono dei quadri anche antichi, un San Martino del Van Dyck, più altri quadri preziosi. Poi organizziamo delle visite alla chiesa, quindi i visitatori possono anche andare in dettaglio. Ecco, vogliamo ricordare a beneficio delle persone che vorranno venire sul sabato e domenica, mi raccomando perché le auto, dillo, non Sì, possono venite a salire. Ecco, piedi, bravo. venite a piedi. L'AMT ha Ho visto che potenziato il avete fatto servizio la navetta, pubblico. Sì, giusto? diciamo, il servizio di linea ha potenziato, non è una navetta, quindi Vabbè, anche qui però. l'AMT collabora tantissimo perché ha potenziato il servizio mettendo tre mezzi che salgono contemporaneamente e quindi si sale. Assolutamente cerchiamo, sconsigliamo di salire con No, la anche perché macchina, poi c'è il blocco della perché c'è polizia il blocco, la locale, no? strada è chiusa Quindi. al traffico, possono salire soltanto gli autorizzati. Però poi purtroppo il nostro problema principale è lo spazio, Lo perché è un credo. paesino arroccato in cima a una collina, quindi anche posteggiare è Senti, mi praticamente sembra di capire, impossibile. Ottavio, che tutto il paese poi vive, no? Sì, Queste due weekend si mettono a vive. disposizione soprattutto non soltanto le belle signore che abbiamo visto, ma anche tanti giovani. Tanti giovani che danno un po' una mano anche ad allestire i vari spazi, e perché come dicevo prima, il lavoro inizia molto prima, che si inizia proprio da sistemare il giardino, a sollevare, a sistemare i Certo. teloni per dare una protezione al meteo, e poi appunto tanti lavori anche proprio di preparazione, che non si vedono, però sono estremamente Possiamo dire che importanti. voi non avete ancora finito, che già state un po' pensando alla prossima. Adesso ci prenderemo Vabbè, passato martedì, certo. smontata l'edizione, messe le cose a posto, un respiro perché dobbiamo iniziare a pensare all'edizione prossima del Certo. 2023. Guardate quante sono state, ogni volta avete sempre trovato un titolo diverso. Mi piaceva molto anche quello del 2020, perché se non sbaglio c'era la parte virtuale, tanto per Esatto, intenderci. perché con il Eccola qua, per il infatti. lockdown ovviamente non abbiamo potuto svolgere la mostra in E presenza. Non certo. abbiamo voluto però interrompere, abbiamo fatto un titolo che la zucca virtuosa diventa virtuale. Quindi abbiamo realizzato comunque una piccola esposizione, non così grande come quella di quest'anno, e poi abbiamo realizzato, con il supporto del comune, un video, un tour virtuale in maniera che i visitatori potessero votare. Però mi. Abbiamo chiamato, scusa, Prego, prego, abbiamo prego. chiamato anche gli espositori a portare le zucche e c'è stata una votazione online. Che bello. Senti, mi dicevi che però i grandi numeri ancora non li avete toccati perché un 7-8 anni fa invece avevate fatto anche numeri ancora più importanti, o Ma sbaglio? quest'anno abbiamo avuto forse il picco più alto in un weekend come visitatori, Ah, ok. 9.000 persone. È Invece nelle stato. 2 settimane il massimo che avete toccato Siamo con. arrivati sulle 10.000 persone, quindi è una Alla faccia, cosa. quindi Sì, vuol è dire stata una che. cosa. No, scusate, 12.000 persone, ecco, Ok, quindi. Quindi ok, ok. diciamo, ieri aver fatto 9.000 persone in un weekend è pazzesco, Se ecco, niente quindi. niente, Sì, arrivate sì, sì. a 18 se ne fate Esatto, altri se funziona. 9.000, Sì, sì, sfiorare quasi sì, sì. 20.000 che sarebbero Sarebbe tantissimo. un risultato Però ve eccezionale. lo merito. Infatti vorremmo ringraziare anche i nostri visitatori per il bene che ci vogliono e anche per la pazienza, perché effettivamente così tante persone hanno Certo. portato delle code, delle attese un po' lunghe, ecco, Ecco, senti quindi. Ottavo, vogliamo però ricordare che con tutto insomma, il rispetto per la mostra della zucca non c'è solo la mostra, ma è bello venirci un po' tutto l'anno a scoprire i vostri luoghi? Sì, la mostra della zucca richiama tanto ed è un'occasione importante per venire a vedere tutta la collina di Murta. Noi abbiamo un'installazione permanente, chiamiamola così, che è il Roseto di Murta, che è stata recuperata sempre All'interno dai di un volontari, di un cimitero, no? cimitero, esatto, un cimitero Monumentale. monumentale che è stato Che poi faremo una recuperato. puntata speciale di quella lì e te la manderò così, Perfetto, ecco. benissimo. Prego. E mi E vi dicevi? aspettiamo. E questa è un'installazione che è aperta tutto l'anno, quindi i visitatori possono trovarla, raggiungerla anche con un cammino nuovo che attraversa il bosco. E poi da lì si sale, si può salire sulla collina, si può arrivare alla guardia a piedi, quindi anche per gli È escursionisti. bello. Ieri parlavamo proprio Ottavio, e me l'hai fatto conoscere tu, con due signore che rappresentavano il CAI di Sì. Bolzaneto, perché anche lì c'è, avete fatto qualcosa, hanno fatto qualcosa di importante o sbaglio? Hanno recuperato un vecchio riparo, l'assosto d'Ubigé,
studiate per il genovese, che è un vecchio riparo dei pastori, dei contadini di Murta, quando andavano a tagliare il fieno sulle montagne soprastanti. Certo. Una specie di trullo, per dare l'idea. Okay. È stato recuperato dal CAI e hanno riattrezzato il sentiero. Loro, tutti dal CAI di Bolzaneto, tutti gli anni organizzano una salita, durante la salita, una per giorno, per visitarlo. Poi da lì si può proseguire e si arriva fino alla guardia, ecco, camminando sul crinale. Tutto sul crinale, quindi mare da una parte, monti dall'altra. Ah sì, sì, un panorama incredibile che uno non si aspetta, quindi, perché dice siamo nell'entroterra, ma in realtà il mare è vicino, quindi è proprio bello. Allora Ottavio, siamo arrivati alla fine, ho ancora un minutino, giusto solo per ricordare bene, 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 a che ora tutto, la prossima settimana, quindi questo weekend, con la seconda parte della Mostra della Zucca, prego. Allora, iniziamo sabato mattina alle 10, apertura, e chiuderemo la chiusura del sabato alle 18, sì. Replica anche domenica, apertura alle 10, alle 18 chiudiamo con la premiazione, premieremo la zucca più bella, la zucca più strana, votate dai nostri visitatori, e poi premieremo i lavori scolastici, le vetrine degli espositori, degli operatori economici della Val Polcevera, e poi chiudiamo lì. Durante la mostra svolgeremo alcune attività, delle conferenze, delle visite, e trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.murtezucche.it. È stato un piacere avere con noi l'organizzatore della Mostra della Zucca di Murta, anche se poi avete capito che il lavoro è davvero a più mani, Ottavio Parodi, complimenti, so già che come finirà, vi prendete forse una settimana, massimo due, e si lavora già per la 37esima edizione. Vostra, per il 2023, vi aspettiamo tutti quanti, anche te ti aspettiamo. Assolutamente. Ottavio, rimani ancora pochi istanti con noi, grazie davvero. Grazie. Adesso un po' di pubblicità e subito dopo con noi il presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria, il professor Alessandro Bonsignore, per parlare insomma di qualcosa che ci interessa da vicino, ovviamente la pandemia è ancora in atto.